quello Zergling. Secondo me non è bellissimo, perché quel Viking, sì, ha ucciso uno Speedling, ma ha perso un sacco di vita nel processo. Sì, vabbè, ma gli leva la visione, visto che, essendo un pro gamer, sa che la ci avrei mandato un Marine. Ci avrei mandato un Marine. Ma perché un Marine quando c'è un Viking già lì? Lascialo fare. Vabbè, due caserme, armeria in produzione, anche attacco più uno per la fanteria. Andrà di nuovo di fanteria. Allora, comunque mi sembra che stia tornando su un Banneling, Speedling, muta appena da sarà notare l'attacco principale affronta le blatte, mentre un drop di 8 marines su una nave medica si sta spostando a nord. Sì. Allora, scopre che Julie stava cercando di prendere la quarta base al... quella dorata, che non deve assolutamente permettergli. Infatti adesso dovrebbe cancellarla, oppure decide di non cancellarla. Non lo so, quei Banneling non li sta Non gli sta contando bene i Banneling, cercando di salvare il più possibile, ma niente. No, ha salvato la base comunque. Sì, ma io dicevo di bomber, che ha cercato sì. Però gli è entrato nella base principale con il drop, quello a nord. Ma non è andato tanto bene anche qua. Qualche drone ucciso, ma non so se ne vale la pena. Devo tenere lo speeding come blocca tipo una costruzione, che ne so, come un neonato. Potrebbe schiacciarlo, sì, tranquillamente, appunto, come se un neonato bloccasse un grattacielo. Parte un drop. Cerca di dare fastidio con i drop, però non mi stanno riuscendo bene questi drop, visto che gli sono ovunque, ce la fanno a coprire adesso tutto. Bomber deve decidere se continuare a pushare o dedicarsi anche lui a un macro game, cercando di... però deve contrastare uno Zerg con quattro basi e con una dei minerali dorati. Non ho visto ancora muta in gioco. No, ancora no. A parte perché è bloccato e non può produrre nulla per il momento, Giulio. Sì, e comunque appena ce la fa a sbloccarsi, guarda quante sta lo Zerg. Uè, però continua a spaccarli gli overlord. Sì, guarda, continua ad andare facendo, in rosso. Gli sta dando un fastidio. Quel Viking veramente sarà soddisfattissimo. Sì, sì, è proprio orgoglioso di se stesso quel Viking. Ha intanto riempito di bunker la linea di difesa Bomber. Non so. Per resistere al meglio contro i banner. Sì, ma non so se sia vantaggioso, perché alla fine se lasci fare uno Zerg perdi. E devi torna farlo di... il meno possibile. Di Ghost. Allora, Ghost. Dove sono i Ghost? No, scusate, sto male da lontano. Cos'è quell'edificio che tu hai scambiato per i Ghost? Che tutti sappiamo che cos'è, che è comparso adesso sulla mappa. Sì, ma non lo chiedere alla fine, cioè lui non gioca a terra, in realtà, non gioca niente. In cui non mi ricordo il nome, ma serve per vedere le unità nelle vicinanze. Che quindi a King Arthur è? Non o esiste. A Farville, o quello che ti pare. Che stai facendo? Sto ballando con gli Speedling. Sì, voleva un bel po' di Banneling. 34 Banneling in produzione. Beh, di nuovo potenziamento a livello 2 per fanteria e anche armatura. Notiamo che ha posizionato i Banneling lì. Se Bomber passa senza uno scanner. Eccolo. Ai, quei marini. Io inizio a toccarmi lo scanner fuori posizione. No, lo vede, no, lo l'ha vede. Beccato, l'ha beccato. Si ritira. Ne perde un bel po'. Non capisco perché, visto che c'è uno spazio porto, non faccio nulla. Sì, ma quelli... It's over 9000, ma perché stiamo a discutere? Mamma mia, guarda, cerchi di salvare... Adesso punterà a fare un drop come contrattacco, vediamo. Torna indietro. Sì, ma se n'è accorto. Attenzione, lo depista con una nave medica che corre da un'altra parte. Drop nella espansione dorata, va giù. No, non ce la fanno. Mi sembra che aveva abbastanza vita. Ancora nave medica in giro a caso. Sì, ma quante navi mediche ha? C'ha la doppia produzione di navi mediche. Comunque stanno uscendo fuori le muta per contrastare questi continui drop. Intanto la massa principale delle blatte sta per attaccare le basi di espansione di Bomber. Con tre bunker con un marine, sì. Efficacissimi. Quei quattro carri fanno danni, I carri sì, bunker con un marine, dubito. Attacco più uno per le muta e sacche ventrali per gli overlord. Quindi magari vedremo un qualche contro drop da parte di Julie, si spera, perché sono sempre affascinanti i drop degli Zerg. Sì, abbastanza. Questa è appunto scoppiata. È stato un danno. Perde 8 marine e una nave medica in un colpo solo, gravissima come cosa. Però devo dire che sta danneggiando seriamente con questi drop. Sta infastidendo più che danneggiando, perché alla fine, se notiamo, le risorse di Julie sono estremamente alte rispetto. Però è costretto a ritirarsi con... Esatto, non riesce. Julie non riesce a muoversi come vorrebbe. Anche lui ci prova col minerale dorato. Mi sa che ci riesce, perché è distratto tantissimo dal fatto che gli sta... Gli overlord c'hanno dentro i Banneling. Sì, è una delle scelte migliori, secondo me. Vedremo se riuscirà a fare qualche drop in maniera efficace. Queste blatte difendono tranquillamente, senza problemi, l'espansione dorata. Julie è 200 su 200 intanto. Sì, è già 200 su 200. Quindi è solo accumulo adesso.
Quindi, no, è che è solo accumulo. Sull'accumulo di risorse. Ah, sì, di risorse, no, pensavo di vita. Gli eserciti stanno guardando da vicino. In Cagnesco. Forse riuscirà a uccidere quell'estrattore? Se... Non capisco, c'era una batta che si faceva sparare urlando: ah, non mi fai un cazzo, non mi fai un cazzo. Sono stramorti quei marini. Attacco corazze, attacco più 2 per Giuli e attacco più 3 più per la fanteria. Per fanteria per bomber. Intanto guarda, sta costruendo marine per avere marine bunker per avere una testa di ponte, però gli sta portando via tutto con i banneling. Il carro scoppia, il secondo carro scoppia, scoppia tutto. Drop di banneling sui carri, di banneling sui carri, non ci rimane niente. Le muta fanno piazza pulita, le blatte continuano ad avanzare, non hanno subito danni però le blatte. No, praticamente no, soltanto qualche colpo di carro che però però ora viene focussato il carro. No, scoppia la muta, perciò non niente. E se questo drop, ci sono gli speedling pronti per salvare la base e proteggere i droni, quindi non sarà molto efficace. Fortezza planetaria, sì, che difende egregiamente la base dorata. Altro drop nella seconda base di espansione. Vediamo se ce la fa a contrastare. Non capisco perché non faccia Marauder. Non capisco, anche se ce le muta dei Marauder. Perché fare... probabilmente ha solo reattori su sulle caserme. Drop bloccato, anche se ha spaccato l'edificio delle blatte. Ha spaccato, ma è sfuggito. Con la camera, sì, evolutiva che era lì accanto. Mannaggia, ero distratto. No, ha spaccato l'edificio delle blatte. Adesso vediamo se riesce a spaccarle anche la pozza germinale. No, ma mi no, sembra... No, non ci riesce. Però se altro drop con altri 12 marine. Intanto i carri cercano di tirare a bada questa massa enorme. E non so se ce la fanno, mi sa che li perdono tutti. La vedo dura, la vedo dura. Belli quei banling sulle retrovie. Drop bloccato egregiamente dagli speedling. E questi carri sono un po' condannati. A meno che... sì, li sono... sta portando vicino alla fortezza planetaria per farli difendere da un bel cannone. Da un'arma grossa. Perché questi marines sono mandati in avanti col move? Oh, come gabbi, Dio Cristo! Vedi come i Terran sono OP. Basta, li spacca la terza base a Giulia Bomber. Corruttori. Eh sì, guarda, sta ricercando. Appunto, patriarchi, ottima idea, perché sono la, come ho già avuto modo di dire prima, sono la counter migliore su marine e carri. Intanto Bomber ha maxato i potenziamenti per la fanteria. Altri 13 marine e un altro sensore per di prossimità. Bomber, di prossimità per Bomber. Anche si chiama così? Non ne ho la più pallida idea. Però mi suona bene, quindi si chiamerà così. Non gioco Terran, il Terran non sa un cazzo ovviamente, perciò dobbiamo inventarci le cose. Allora. Più che giusto. Navetta medica che adesso chiameremo simpaticamente Scatolotto. Perché sì, esatto. Non, si chiama Scatolotto solo se c'è un Thor dentro. Giusto. Va, mi piace questa definizione. Intanto potenziamento questa massa... per i Viking. Però basta, quelli... chi se ne frega dei potenziamenti. Qua c'è uno scontro che dobbiamo seguire. Questo bunker poteva anche spaccarlo, anche quello lì, visto che ormai è morto. Attacco più uno per i Viking. Sì, lo stavo dicendo. Ah, scusa. E due spazioporti. Per contrastare i corruttori, penso che probabilmente sa e ha visto che si trasformeranno. Ecco, adesso bisognerebbe... Giuli, se è saggio, eviterà di trasformare tutti i corruttori in Queste blatte si mangeranno questi poveri marine mandati al macero. Guardate come diventano verdi i marine. E non è per la rabbia, ma è per l'acido delle blatte. Se manda quei corruttori... attenzione, ha caricato tutto l'esercito! Più i carri! Ha caricato tutto l'esercito, potrebbe essere che uno violenza. Sclero. Con questi Viking sta rompendo le... vabbè, guarda, gli ha distrutto uno già. No! E finisce qui da GG e perciò passa. Ci vediamo per le finali.